Proviamo a ricominciare. Prendi nota, questo è il titolo di questa nuova manifestazione che non sarà soltanto una manifestazione musicale. Infatti abbiamo allegato a questo Prendi nota anche il Prendi nota Tour. In pratica 6 concerti dal 2 di giugno fino al 10 di luglio, 5 a Guardea e 1 a Terni a Colle Scipoli al chiostro del monastero di Santa Cecilia. E saranno legati con delle visite guidate in tutta la provincia, da Lugnano a San Gemini, Narni. E l'idea è questa, cioè fare una sorta di collegamento fra quello che è la musica e anche le bellezze del territorio e il turismo. È un'idea che è venuta fuori nel corso del tempo, abbiamo una guida turistica ufficiale della Regione dell'Umbria che seguirà tutte le visite guidate. E abbiamo un bel parterre di musicisti che si esibiranno nel corso di questo mese poco più di attività che cercheremo di fare all'aperto se il tempo ce lo permetterà. Veniamo dai concerti in streaming, che è stata una grande esperienza, non c'è alcun dubbio, la dovevamo fare ed è giusto farlo anche nel rispetto di alcuni musicisti, però sinceramente i concerti dal vivo, lo sapete, sono un'altra cosa, è un altro mondo, è una sensazione, cioè sentire il pianoforte, le note che ti trapassano il corpo, oppure muoversi per andare a fare un viaggio e andare a vedere, che ne so, l'Uomo di Orvieto o la collegiata di che si trova a Lugnano. Cioè cercare di tornare a questa sorta di nuova normalità. E noi come Araba Fenice, anche e soprattutto grazie al Comune di Guardea e al sostegno del Comune di Terni come logistica, speriamo nella Fondazione CAET, stiamo aspettando notizie, speriamo anche nella Regione dell'Umbria, però noi comunque ci siamo gettati. Abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo e speriamo bene, insomma, nutriamo molta speranza di poter ricominciare con serenità e soprattutto con tanta bellezza.